Merita Business Podcast, puntata numero 3. Dobbiamo smettere assolutamente di andare a vendere cose un po' in tutti i mercati del tipo sì, tanto in America funziona, funziona anche in Russia. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast, il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi lavorare da qualsiasi computer come se fosse il tuo? Con Safety Cloud Virtual Desktop puoi lavorare comodamente con le tue applicazioni, i tuoi dati e il tuo desktop su ogni dispositivo, anche mobile. Visita safetycloud.it/merita per provare Safety Cloud ed avere così diritto allo sconto esclusivo riservato ai follower di questo podcast. Benvenuti, benvenuti, benvenuti su Merita Business Podcast. Io sono Giorgio Minguzzi e sono veramente felice di avere con me, ospite di questa puntata, Markian Jurinets. Oggi ci colleghiamo quindi con Leopoli in Ucraina per conoscere uno dei più singolari specialisti del search engine marketing che io abbia mai incontrato. Per chi non ha mai avuto modo di conoscere Markian, Markian è un giovane ucraino che è cresciuto però a Modena. Nel 2010 fonda SEOline, è un'agenzia dedicata alla SEO per aiutare gli imprenditori italiani a farsi trovare dai clienti dell'Est Europa e dell'ex blocco sovietico. Durante gli anni diventa il punto di riferimento per quello che riguarda questo tipo di nicchia e questa attività lavorativa per le più grandi aziende in Italia di web marketing. Offre quindi soluzioni mirate per l'Est Europa proprio a questo mercato. Nel 2014 fonda RuDay, che è un evento sul territorio italiano che ha il compito di formare operatori del settore sulle modalità di fare web marketing nei paesi di lingua russa. Dal 2011 Markian è docente e blogger per SEO Training, che è una realtà che si occupa di formazione e che ha il compito di insegnare come lavorare online e fare SEO e SEM, ma anche semplicemente a come relazionarsi con potenziali clienti in questo settore. Oggi è a Leopoli perché ha fondato con alcuni imprenditori locali una piattaforma imprenditoriale, ma che è anche un coworking, oltre che un'azienda che sviluppa soluzioni web. Si chiama OK Factory ed è una realtà che sta dando un grande impulso alla professionalizzazione di tanti giovani del territorio ucraino, ma anche internazionale. Markian, benvenuto su Merita. Mi sono dimenticato qualche cosa o no? Ciao Giorgio, ciao a tutti. In realtà ti sei dimenticato che io sono una di quelle persone che sì, dall'Est Europa, ma che ha ormai un accento tipico emiliano e quindi è molto molto difficile che io qualcuno mi dica che io provengo da un altro paese, a parte il mio nome e cognome che suona un po' come dire uno scherzo, tipo ehi, ma perché non sei Marco Guerra, per esempio? In realtà tu sei Markian Jurinets, quindi nel tempo ho questa particolarità dell'accento e di questa globalizzazione che è uno dei casi dove la persona si integra perfettamente. Per il resto direi che è stato molto chiaro, in quanto ci conosciamo da tantissimi anni insieme, quindi tu come pochi altri puoi parlare di me ma anche da quello che mi hai visto crescere, mi hai visto lavorare in diversi progetti, anche qualcosa che abbiamo fatto insieme, e quindi certo, sei una delle persone che può parlare della mia biografia in modo praticamente diretto perché la conosci molto bene. Ma questo è vero, perché io ti ho conosciuto che tu stavi pensando di aprire la partita IVA, non avevi ancora finito di studiare, quindi in realtà ci siamo conosciuti veramente da tanto tempo fa e ho visto tutto il percorso formativo che hai fatto, e sicuramente è un percorso molto particolare e molto interessante. Infatti ti occupi di promuovere online aziende italiane sul mercato dell'Est Europa, che non è proprio, proprio da tutti. Oggi però la Russia subisce delle sanzioni e la situazione politica è abbastanza tesa e incarbugliata fra i vari paesi dell'area, che ricordo non è solo Russia e Ucraina, ma ce ne sono molti, molti altri, quelli dell'ex blocco sovietico, e chiaramente tutto ciò, questa grande difficoltà dell'area, frena tantissimo gli investimenti. Cosa possono fare gli imprenditori per non perdere occasioni che comunque ci sono? Ecco. In realtà le cose sono un po' cambiate e posso dire che sono cambiate forse nel verso giusto, perché mentre un tempo, ti parlo anche di 2 anni, 3 anni fa, qualsiasi azienda, qualsiasi imprenditore che magari trovava delle difficoltà per accedere
al mercato diverso, andava in Russia perché appunto nella speranza di poter vendere qualsiasi cosa praticamente senza fare troppi sforzi. Oggi la situazione è un po' più chiara, è un po' più difficile, quindi questa difficoltà, questo tipo di blocco fa anche ragionare molti imprenditori, molte aziende sul fatto: ma perché devo andare lì? Cosa vado a fare lì? Cosa vado a vendere lì? E quindi questo filtra molto anche l'offerta che proviene dall'Italia. Quindi i vari blocchi, le varie situazioni attese danno anche un impulso, per quanto possa sembrare poco veritiero, alle aziende di fare una scelta giusta, e quindi quando loro sono decisi possiamo fare molte più cose interessanti. Questo sulle sanzioni è molto vero per quanto riguarda il mercato tradizionale. Sul web noi notiamo una tendenza leggermente positiva, perché molte aziende grandi del settore fashion, della moda, tendono a non aprire il negozio fisico, quindi non dare in franchising oppure andare fisicamente in Est Europa, ma cioè cercano una soluzione soprattutto online che gli permette di minimizzare lo sforzo, ma soprattutto anche di minimizzare il rischio di qualsiasi possibile problema. Quindi mentre 3-4 anni fa l'azienda andava a aprire un negozio a Mosca a prezzi folli di affitto di personale, ora la stessa azienda va da noi in modo che noi possiamo aprire un e-commerce già integrato magari anche sul mercato italiano per l'Est Europa, e quindi il pacco dall'Italia va verso la Russia. Certo, il cliente aspetta una settimana, due, però il rischio in questo caso è molto molto limitato, e soprattutto è molto comodo perché è tutto all'interno della stessa azienda, quindi all'azienda possiamo dare molti più insomma, punti di sicurezza sul fatto di investimenti in paesi che possono sembrare lontani. Quindi è vero che ci sono dei problemi, è vero che ci sono delle sanzioni, è vero che la situazione in generale è tesa, ma dall'altro lato abbiamo questa tendenza che le aziende tendono a sfruttare di più il web come una possibilità. Quindi mi stai dicendo che il bisogno muove soprattutto l'ingegno, e alla fine si è passati da una visione tattica dove io vado e porto della merce a questi che la comprano, a una visione più strategica che fa sì che praticamente l'imprenditore faccia un piano serio e guardi le reali opportunità, e queste magari sono quelle di non aprire un ufficio o un negozio fisico, ma di farlo virtuale grazie al web e di vendere attraverso un e-commerce, no? Quindi è molto, molto interessante. È che gli italiani sanno quello, cioè fanno quello per cosa loro sono conosciuti in tutto il mondo. Si stanno cercando una soluzione, stanno ragionando su come poter fare quello che facevano prima, ma appunto sapendo che la situazione è un po' tesa. E quindi mentre prima qualsiasi cosa, ma vi parlo anche di situazione molto molto particolare dove l'azienda italiana andava a vendere collezioni piuttosto che tipi di prodotti che in Italia non si vedevano più, e quindi cercavano di sfruttare questo mercato come una via di possibile per poter rivendere i resti. Adesso invece stiamo parlando di una soluzione più globale dove il web è sempre più connesso, e quindi le aziende tendono a sfruttarlo il più possibile, minimizzando il rischio di qualsiasi tipo. Perfetto, no, molto interessante. Entriamo quindi un pochino più nello specifico del tuo expertise e delle cose che sai fare bene, cioè quella del posizionamento sui motori di ricerca. Che differenza c'è tra lavorare nella SEO in Italia o nel mercato europeo e lavorare nella SEO nel mercato russo con prodotti europei? Qui vi basta pensare che praticamente la Russia, possiamo fare un paragone come dimensione, possiamo dirlo che è tipo l'Europa, e quindi cioè come superficie, no? E quindi mentre noi in Europa abbiamo tanti paesi, anche la Russia ha molte particolarità, e quindi non possiamo dire che, cioè diciamo la Russia, però dobbiamo subito capire che sono 15-20 regioni che sono molto diverse fra di loro, e quindi ci sono modalità, tipi, soluzioni che sono particolari. E quindi il primo punto di differenza è il fatto che la Russia non è un comune o una provincia, è un paese gigantesco, e quindi anche fare web marketing, anche far SEO è un problema, perché dobbiamo subito capire dove andare, cosa fare e perché farlo. Certo. Per farti un esempio, ci sono aziende che magari vendono in un determinato luogo, una zona di 30, 40, 50 chilometri, ma che vanno in Russia pensando
tanto di poter vendere quel prodotto senza una rete commerciale, senza capacità, senza budget, senza strutture su tutto il territorio, cosa che è sbagliatissima in quanto la Russia è molto più grande dell'Italia e soprattutto la Russia è un po' più particolare, un mercato che non è difficile né facile, ma semplicemente un mercato da conoscere e da capirlo. E quindi fare SEO, ma come fare web marketing, è un punto, cioè il primo punto è quello di focalizzarsi su dove andiamo e perché lo facciamo. Ti basta pensare che ci sono clienti, ci sono aziende che si combattono, cioè ci combattono fra di loro non per città, ma per quartieri di Mosca. Cioè, per farti capire che il mercato non è più del tipo Dio vale in tutta la Russia, ti bastano due quartieri di Mosca come città per poter avere quel fatturato, perché stai vendendo un prodotto che non può essere in tutta la Russia. Quindi il primo punto è dire ok, i clienti nostri dove possono esserci e focalizzarci lì. Per quanto riguarda la SEO a livello pratico, a livello di risultati, a livello di quello che viene fatto, il secondo punto, dopo il fatto che la Russia è grande, è il fatto che in Russia esiste un motore di ricerca che si chiama Yandex, che ha circa il 50% di mercato, e quindi quando l'imprenditore italiano va in Est Europa deve fare anche attenzione su nuovi tipi di strumenti, su nuovi tipi di motori di ricerca, sui social, che sono sì simili all'Italia, però il pubblico, i potenziali clienti stanno lì dentro. Quindi quando andiamo in un altro paese, quando andiamo in un'altra cultura, dobbiamo anche un attimo, come dire, fare un passo indietro e lasciare accettare questo tipo di realtà. In caso contrario, fare le stesse cose che facciamo in Italia tende a avere un risultato molto, molto, molto basso. Scusa Marco, ma la gente usa al 50%, quindi una ricerca su due, Yandex, perché è fatto meglio, restituisce risultati migliori di Google, oppure perché solo è partito prima e quindi aveva prima a disposizione la lingua russa? Ti stai dando da solo delle risposte che in entrambi i casi sono veri, nel senso che Google come azienda americana ha sviluppato interesse verso la Russia solamente negli ultimi 3-4 anni. La Russia ha una particolarità, come qualsiasi lingua slava, quella dell'alfabeto, quella del cirillico, che è molto particolare. E quindi Google come azienda americana, come mercato anglosassone, tende a non interessarsi più di tanto di quello che sta succedendo a livello semantico, a livello delle parole. Quindi solamente in questi anni Google sta investendo molto per poter, come dire, trovare dei sinonimi, trovare dei risultati, migliorare la ricerca. Quindi negli ultimi 3-4 anni Google ha migliorato molto anche la percentuale di utenti che usava, perché prima era un 70% Yandex e solamente 30% Google. In un secondo luogo, per molti russi la prima esperienza è Yandex. È una di quelle situazioni dove, per esempio, ti fai la mail yandex.ru, esatto, eccetera. Quindi sei sempre legato, cioè nel senso la prima mail è come il primo amore, insomma, lo conosci sempre e ti ricordi sempre. Certo, molte persone lo usano ancora e quindi di ricerca di default è quello. Invece sul semantico c'era questo problema molto grosso, per esempio quando tu cercavi Hotel Mosca, tu potevi dire voglio un hotel a Mosca, però ci sono anche tanti hotel su tutta la Russia che si chiamano Mosca, e quindi questo problema Google non riusciva a risolverlo. Invece Yandex, in quanto è russo, in quanto è nato per l'Est Europa, in quanto da quest'area, ha focalizzato tutte le sue risorse proprio per capire, in base all'IP che tu hai, in base alle tue ricerche storiche, in base anche alla regione che tu imposti, di dare risultati. Hotel Mosca, però se tu stai a San Pietroburgo vuol dire che magari vorresti un hotel che sta a San Pietroburgo che si chiama Mosca, eccetera eccetera eccetera. Quindi Yandex ha avuto alla meglio in questi anni soprattutto per ricerche migliori. Ora Google sta migliorando, ma sta migliorando anche e soprattutto grazie alle soluzioni mobile, perché se ci pensiamo Android è Google, e quindi con una crescita di Android cresce anche Google e cresce anche in Russia. Chrome è Google, quindi di default va Google, quindi abbiamo questo 50-50, non perché Yandex fa cattivo lavoro, certo, ma semplicemente perché Google ha questa potenza, ha queste risorse che è difficile contrastarlo. Io mi ricordo una chiacchierata che abbiamo fatto al mare qualche mese fa
quando ancora c'era bella stagione, dove mi dicevi che Yandex privilegia terribilmente i contenuti in lingua. Allora la mia domanda è, ma un imprenditore, perché io provo a ragionare dal suo punto di vista, basta che prenda un traduttore, faccia tradurre tutto e lo butta sul web in una versione russa ed è a posto o no? In questo caso mi è difficile dirti che è giusto o sbagliato. Io credo che se stiamo vendendo delle matite che costano 50 centesimi, quindi il margine per l'imprenditore è praticamente nullo, noi possiamo anche permetterci di tradurle in automatico, perché in fondo il valore aggiunto di quella matita è il minimo, cioè è una matita, scrive, è quello che, se ci pensi, fanno i cinesi su, non so, su AliExpress o su siti un po', come dire, che vendono in quantità, quindi il testo fa da secondo piano perché il prezzo è talmente basso, è talmente appetibile quel tipo di smartphone, quel tipo di aggeggio, che insomma poco importa che sia scritto male quel tipo di testo. Ma dal momento in cui l'italiano cerca di vendere delle scarpe a 300 euro a paio, per il russo suona strano perché quella parola è fatta male, per il russo suona strano perché quel testo riporta degli errori, ma possono essere errori anche grammaticali molto molto piccoli. Per esempio c'è il fatto che lui, in quanto acquista per 300 euro quel paio di scarpe, non solo acquista quel paio di scarpe, ma acquista l'esperienza di uso di tutto quanto. E quindi diventa importante non solo dire acquista le mie scarpe, ma spiegarlo perché ho da acquistare, spiegarlo per come può pagarlo, dirgli che gli possiamo rispondere o possiamo essere vicini. Perché poi in realtà, Giorgio, non possiamo dire che in questo caso sul web l'Italia è unica realtà che vende scarpe, perché sul web ci sono tante altre soluzioni e quindi il russo non è, come dire, non è credulone e quindi cerca anche di trovare allo stesso prezzo un'esperienza migliore. Quindi l'errore è quello, magari, come scrivevo qualche mese su una rivista che è senza filtro, è quella di dire noi siamo italiani e per questo acquistateci. No, in realtà noi siamo italiani, però possiamo darti un'esperienza che è quella del nostro livello. Noi cerchiamo solo di vendere, nessuno vuole acquistare un paio di scarpe perché sono un paio di scarpe. Ci deve essere un storytelling, una visione, anche una trasmissione di sentimenti perché tu lo acquisti. Beh, in generale nessuno ha voglia di che gli si venda qualcosa, cioè nel senso che le persone amano comprare come se fosse una scelta loro, non amano che gli siano vendute delle cose, appioppate delle cose. Però certamente quello che dice è importante, perché la qualità dei testi sottolinea la qualità anche del prodotto, cioè non basta tradurre le parole, perché poi c'è un gergo nella industry, probabilmente delle scarpe, che fa sì che in Russia non si traduca come Google Translator, ecco. Ti parlo di cose anche molto, molto semplici. Per esempio in Italia esiste questa espressione che la coda di rondine sulle scarpe, che è un tipo di lavorazione un po' particolare. Se tu lo traduci con Google Translate ti esce la coda di rondine di un uccello, e questo è un problema perché il russo dice scusa, ma che stai dicendo? Certo. Capisci? Cioè, nel senso, la sua esperienza è totalmente diversa da quello che si aspetta, ed è importante perché il testo è anche un modo per coinvolgere la persona in quello che è il contesto in generale. Per esempio in Italia esiste questo errore gravissimo dove gli italiani dicono su misura, cioè nel senso noi facciamo cose su misura. Sì, tailor made, no? Ma anche e soprattutto in situazioni, per esempio, di visite guidate, ma anche di tour, no? Loro dicono ai russi noi facciamo cose su misura, e il russo dice ma insomma io non so cosa voglio. Cioè tu mi dici su misura, però io arrivo da te e non so cosa voglio, capisci? Quindi la misura è anche un concetto di quello che le persone hanno visto in precedenza. In caso in cui le persone non hanno visto nulla di così fantastico, bello come l'Italia, diventa impossibile dargli qualcosa che loro non conoscono. E quindi l'italiano si basa soprattutto sulle sue conoscenze, su quello che lui ha di bello, perché il vostro paese è bello. Ma in Est Europa questo valore, questo plus non è sempre così conosciuto e visto, quindi bisogna essere da una parte un po' sognatori e quindi trasmettergli quello che loro potrebbero vedere, ma dall'altra parte essere più concreti, del tipo andrai qui, 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 qui e qui, perché in caso contrario diventa superficiale, diventa, come dire, un po' per tutti, su misura, insomma
È molto interessante, no. È molto interessante quello che dici, perché fa proprio vedere che oltre l'expertise tecnico sul posizionamento bisogna anche capire chi è il cliente dall'altra parte e ragionare come lui ragiona secondo la sua cultura, non secondo la nostra. No, molto interessante. Markian, ci fermiamo 2 minuti, lasciamo un attimo spazio agli sponsor e torniamo subito dopo. Grazie. Quando si romperà il PC del capo? Quando si accorgerà che glielo hanno rubato dalla macchina? Semplice, sempre nel momento meno opportuno. Mentre sta scrivendo una relazione importante, mentre sta buttando giù il preventivo del secolo. Oggi i PC come i server possono essere messi in alta affidabilità con il virtual desktop di Safety Cloud. Con Safety Cloud il tuo capo potrà accedere al suo desktop con le sue icone e i suoi software esattamente come lo ha lasciato da un qualsiasi PC o da un qualunque dispositivo mobile, Windows, Apple e anche Android. Con Safety Cloud il tuo capo tornerà a lavorare in pochissimi istanti senza accorgersi della differenza rispetto al suo PC. Ci troverà Microsoft Office, le sue applicazioni preferite, l'ERP, software dedicati al suo lavoro, persino il CAD potrà anche stampare da qualsiasi stampante senza dover installare alcun driver. Cosa aspetti a provare direttamente la demo online fatta apposta per gli ascoltatori del podcast? Vai su www.safetycloud.it/merita. www.safetycloud.it/merita per provare fin da ora la tranquillità del virtual desktop e per accedere allo sconto riservato agli ascoltatori. Vuoi provare il virtual desktop? Vai su www.safetycloud.it/merita e inizia la tua demo con un click. Bene Markian, siamo tornati. Guardando fuori dalla finestra ci accorgiamo che ormai è Natale. Sì Giorgio, guarda, qui in Ucraina sta nevicando proprio adesso, quindi questa atmosfera è molto 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 da noi vicino, perché fa freddo, sta nevicando, si scioglierà ancora perché non fa così ancora freddo freddo, però è già questo, siamo ambientati, ecco. Bene, quindi ormai ci avviciniamo alla stagione delle feste natalizie, che è un'occasione per i produttori italiani per vendere qualche cosa nell'est Europa. Anche se siamo ormai a fine novembre, quindi magari ormai è tardi, cosa possono fare gli imprenditori italiani per diciamo approfittare della stagione natalizia e di fare qualche vendita interessante nell'est Europa, nell'ex blocco sovietico? Guarda Giorgio, in realtà il fatto che siamo a fine mese, non, insomma, che vicino a Natale non è un problema, anzi quello che è il mio consiglio che possiamo darlo proprio semplice semplice, facile da implementare, è di usare le risorse che ci sono già, perché molte volte le aziende hanno delle risorse a livello di email, di contatti, ma soprattutto anche di già preventivi in corso, quindi molte volte si tratta di cose molto molto piccole che portano a grandi risultati. Questo mi vorrei focalizzare su questo prima di tutto, perché magari una traduzione piuttosto che un piano di marketing adesso forse ha poco senso. Il primo consiglio è magari quello di riprendere quello che si è generato in partenza. Io mi ricordo una grande azienda che fa mobili nella zona di Arezzo aveva circa 1000-1200 email di contatti russi, però questi contatti non erano profilati, soprattutto sistemati, quindi erano contatti generati in passato ma che poi non venivano mai sfruttati. Quello che abbiamo fatto, quello che semplicemente si può fare, è usare dei strumenti come MailChimp, che in realtà va benissimo anche per la Russia, che molti conoscono, e di crearsi una lista con scritto Russia e semplicemente introdurlo, comunque usare strumenti che possono dare risultato massimo in pochissimo tempo, quindi proporli a questi contatti un prodotto, una soluzione, un pacchetto, ma che sia un pacchetto non ripescato dal sito piuttosto che fatto 3 anni fa, qualcosa di semplice, qualcosa di immediato, ma che sia per loro. Quindi il primo consiglio è quello di sfruttare quello che esiste già, il secondo è smettere di trattare le persone come se fossero semplici utenti. Per tantissimi russi l'Italia è un sogno e voi non potete rovinare un sogno a una persona, e quindi dovete in qualche modo alimentare questo sogno con delle proposte ad hoc o che sembrano ad hoc, una soluzione diversa, una soluzione esclusiva per loro, solo per l'email, solo perché ho la tua email. Sono tutte cose che funzionano molto, perché il russo piace quando lo chiami per nome. Ah, bellissimo. E è un qualcosa che dà un valore aggiunto, smettono di vederti come un problema ma soprattutto mi chiami per nome e quindi ti do più fiducia, ma a questo punto posso spendere anche di più.
Questo è il secondo consiglio. Il terzo consiglio è che se dovete far promuovere qualcosa immediatamente sul web marketing ci sono soluzioni come il pay per click, come i social advertising, che danno risultati praticamente immediati, forse non in termini di soldi se parliamo di cose molto particolari come per esempio i mobili su misura piuttosto che l'immobiliare, se invece parliamo di prodotti facili a un costo contenuto, per esempio scarpe, per esempio i prodotti italiani, e questi possono dare risultati praticamente adesso. Quindi ci sono due ottimi consigli su quali possiamo lavorare su quello che abbiamo. Se invece vogliamo uscire fuori dalle nostre conoscenze, social, pay per click, sempre però con una proposta ad hoc. Quindi dobbiamo smettere assolutamente di andare a vendere cose un po' in tutti i mercati del tipo sì, tanto in America funziona, funziona anche in Russia. No, non funziona, perché è un mercato diverso, un mercato particolare. Quindi il minimo che possiamo fare è intanto pensare cosa loro potrebbe essere gradito. Scusami Marco, la scena dei social in Russia è diversa da quella europea? Cioè, a parte Facebook, che immagino lo conoscano, ce ne sono altri? Poi esiste VK, Vkontakte, che in realtà è un social clone di Facebook, che però si è sviluppato molto molto bene in Russia, quindi si stanno giocando abbastanza questi due social. Altri social purtroppo non hanno questo impatto, quindi se parliamo di Twitter piuttosto che di LinkedIn, questi ci sono ma sono molto marginali e sono molto, come dire, per un'ora al mese, quindi le persone stanno lì veramente tanto e quindi non possono fare cose importanti. Quindi a un imprenditore italiano si deve focalizzare soprattutto su Vkontakte e su Facebook. Questo per fare promozione, ma magari per fare qualche valutazione diversa, per trovare qualche contatto, comunque sono registrati in tanti da LinkedIn. Sicuramente, noi stiamo, Giorgio, parlando adesso di cose immediate che sono da fare proprio certo adesso, dopo il podcast. Se invece vogliamo sviluppare una strategia, questi vengono valutati uno per uno, perché è ovvio che su un'azienda che magari aiuta nell'estrazione di petrolio e ha dei macchinari molto particolari, ha delle conoscenze molto particolari, noi possiamo consigliare una rete professionale come LinkedIn oppure dei contatti mirati. Quindi questo dipende moltissimo dal settore, dal tipo, però se vogliamo parlare nell'immediato sicuramente parliamo di questi due social, che è Facebook e Vkontakte. Ah, perfetto, molto interessante. Senti, ma cambia lo scenario, cambiano gli attori, cambia il modo di ragionare. Ci sono anche degli strumenti diversi che possono essere usati da chi vuole raggiungere i paesi del blocco ex sovietico per il web marketing? In questo caso la risposta è nì, cioè nel senso la SEO, il web marketing è uno standard in realtà che possiamo utilizzare praticamente sempre. Quindi se mi chiedi se hai gli strumenti diversi da quello che usi per l'Italia o per il mercato americano, la risposta è più no che sì, per il semplice fatto che il marketing o è fatto bene o non è fatto per nulla, e quindi gli strumenti sono sempre gli stessi, la SEO è sempre la stessa. Quello che differenzia è il concetto di come tu la interpreti. Quindi esiste questo concetto anche di interpretare la SEO, che mi sembra un po' nuovo e anche bello, perché di solito la SEO è un concetto morto, è un concetto di righe, è un concetto di keyword dove non c'è nessun tipo di anima. In realtà è sbagliato, e quindi la SEO è sempre la stessa. Quello che differenzia è il concetto di come viene interpretata, di come viene vista, di come viene anche implementata sul sito per l'utente russo. Quindi se parliamo di strumenti, sono sempre quelli di Analytics, sono sempre quelli di AdWords, sono sempre quelli di, non so, SEOquake, piuttosto che gli argomenti sulla SEO sono sempre identici. Quello che differenzia è a chi vai e cosa vuoi ottenere in Est Europa. Quindi non posso consigliare strumenti molto molto particolari e molto diversi in Russia, posso semplicemente dire che funzionano molto bene quelli che usiamo sempre. Unica cosa è il concetto come interpretarli, come sapere il russo, come sapere il gergo, perché i russi usano moltissimo il gergo, è una lingua che si muove moltissimo, quindi oggi usano una parola e fra due settimane usano un'altra, e quindi bisogna anche questo valore da raggiunto sulla conoscenza della lingua. Ah, molto molto interessante. Guarda Marken, per chiudere il nostro episodio mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' invece di OK Factory, che è un po' la tua creatura, e di come sta avendo impatto nella vita lavorativa della città, perché è un modello che probabilmente potrebbe funzionare anche altrove ed è un modello interessante, ecco. OK Factory in realtà è una piattaforma imprenditoriale che è fisica. Abbiamo preso un pezzo di fabbrica, un luogo insomma in disuso,
in Ucraina e la stiamo trasformando in un luogo creativo, un luogo dove possono nascere delle idee, un luogo dove le persone possono trovare delle soluzioni, del supporto, non da enti, non da insomma persone che non sanno di cosa stanno parlando, ma soprattutto da professionisti, soprattutto da, come dire, da esperti in un settore o in un altro. Ok Factory è un insieme di tanti fattori, dove per esempio prima parlavi di un co-working, abbiamo all'interno un co-working, però noi non vogliamo focalizzarci solamente sull'affitto piuttosto che di scrivanie oppure di spazi. Noi siamo un luogo dove le persone possono crescere, dove le persone possono imparare, dove le persone possono raggiungere migliori risultati, e quindi l'idea è quello di crescere, ma crescere tutti insieme, quindi dare un valore aggiunto alle persone che stanno all'interno di questa realtà. OK Factory offre soluzioni, a parte il co-working, ma anche sull'outsourcing, quindi soprattutto su programmazione, su soluzioni che possono essere fatte da remoto, e quindi noi abbiamo personale, noi abbiamo persone capaci di fare tantissime cose all'interno dell'IT. Quindi sviluppate software, e siete un'azienda che sviluppa software, può essere valutata come fornitore? Come fornitore, ma ti parlo non solo di software, ma anche di soluzioni per il web, quindi portali, e-commerce, insomma, ma anche soluzioni più semplici come per esempio assistenza piuttosto che un help desk. Pensa che in Italia è molto difficile per esempio trovare una persona part time che si possa occupare di un e-commerce in russo o in italiano. Noi invece questa funzione la diamo, e quindi diamo persone dedicate a dei progetti, e quindi a un imprenditore viene risparmiato un sacco di tempo, ma soprattutto anche un'esperienza di come dire, navigazione, un'esperienza con l'e-commerce è molto molto migliore quando tu hai una persona dedicata che magari risponde, che ti tiene aggiornato su quello che sta succedendo. Pensa di spendere, non so, 2.000-3.000 euro in un e-commerce italiano e tu stai aspettando quel pacco in Russia, ti viene un po' l'ansia del tipo ma dov'è, ma l'hanno spedito, ma cosa succede? E quindi noi cerchiamo anche di integrare quello che i nostri core business con OK Factory, e di creare non solo il luogo dove le persone lavorano, ma dove loro possono intrecciarsi, collaborare, vedere, condividere una visione imprenditoriale. Questo è un po' il concetto che noi abbiamo, quindi non solo il co-working, non solo l'azienda che fa software, che fa web, ma un insieme di soluzioni pratiche, immediate, facili da aggiungere a quello che fai, e quindi con delle soluzioni rapide, non 2-3 mesi magari ci pensiamo, no, esiste un problema e noi lo risolviamo. No, è molto interessante vedere come in questi ultimi anni si è evoluto il modello associativo, perché una volta c'erano le associazioni di categoria, oggi questo è tutto molto più fluido, per cui oggi ci sono realtà come OK Factory dove l'associazione si mischia alla cooperativa, si mischia all'SRL, si mischia alla corporate, cioè ci sono vari livelli, ma tutti volti ad aiutare a creare valore, prima aiutando le persone e poi facendo il business. Molto interessante. È molto anche bello il modello in cui una fabbrica in disuso, che non era, insomma, non generava nessun tipo di valore aggiunto, a un certo punto si trasforma in uno spazio di 400, 600 o quelli che sono metri quadrati di luogo, dove le persone non solo fanno qualcosa e dove le persone non solo pensano ai fatti propri e al proprio portafoglio, ma condividono, cercano di tirar fuori all'interno di un luogo delle conoscenze, insomma è un qualcosa che vive, dove esiste anche il business, dove esistono anche tanti fattori, quindi a noi ci sembra molto bello non solo il fatto che noi siamo non è un'associazione, noi siamo una piattaforma imprenditoriale, ma dietro esiste anche un impatto sociale proprio sulla zona, sulle possibilità, sul network, perché il bello, Giorgio, è il fatto che noi vogliamo proprio tirare questo network fuori, vogliamo proprio smettere di usare, non so, le raccomandazioni, insomma, altre forme, ma vogliamo indicare, vogliamo trovare persone capaci di fare un lavoro, che questi siano il 3D, che questi siano programmazione, che questi siano musica, importa in realtà poco, perché proprio vogliamo valorizzare una persona, un team, una squadra. Quindi l'idea è un po' che a noi piace, l'idea che noi supportiamo, ed è per questo che lo facciamo. No, molto molto interessante. Ormai ci avviamo al termine della puntata e credo che siano sorte nei nostri ascoltatori un sacco di domande. Dove ti possono trovare, come ti possono raggiungere se hanno bisogno di parlare con te?
In realtà, in quanto il mio lavoro è SEO, basta semplicemente indicare il mio nome e cognome su un motore di ricerca qualsiasi e trovate un sacco di informazioni. Questo lo dico perché, sai, molte volte quando parliamo di SEO, quando la persona dice faccio SEO, poi scrivi nome e cognome piuttosto che l'azienda, escono un sacco di risultati non pertinenti. Il mio lavoro è questo, quindi il primo luogo è il mio lavoro. Non mio sei il ciabattino con le scarpe rotte, quindi. Esatto, e quindi il web è un vostro amico e lì dentro esiste tutto. Dopodiché esiste LinkedIn, esiste Facebook, esiste Twitter e io sono presente un po' su dappertutto, quindi qualsiasi domanda, qualsiasi punto di vista, qualsiasi commento, piuttosto che curiosità su quello che facciamo, sul nostro lavoro e come possa essere utile, da questo punto di vista insomma la disponibilità è molto molto ampia. Comunque troveranno i nostri ascoltatori tutti i tuoi riferimenti nello show notes con tutti i link del caso tra Twitter, Instagram, eccetera. Grazie Marken, è stato un piacere averti nostro ospite. Grazie Giorgio, ciao a tutti, grazie mille. Ciao, ciao, grazie. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di come promuovere il tuo business sui mercati di lingua russa. Grazie per essere stato con Marken e con me, sono certo che la puntata di oggi ti abbia regalato moltissimi spunti su cui lavorare. Se hai voglia di farmi sapere la tua opinione, fare una domanda sull'argomento di oggi o se hai voglia di lasciare semplicemente un saluto veloce, puoi usare i commenti alla pagina www.merita.biz/3. www.merita.biz/3. Tutti gli appunti e i link citati durante lo show li potrai trovare proprio lì. Se hai apprezzato il podcast, lascia una recensione, la tua opinione è davvero molto molto importante per la crescita di Merita Business Podcast. Alla pagina www.merita.biz/love www.merita.biz/love troverai tutte le istruzioni per lasciare una recensione e sostenere la crescita di questo podcast. Bene, davvero, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!